Cesena Rimini, una poltrona per due sul trono della Romagna. Amici di Sky, appassionati di calcio, buon pomeriggio da Roberto Prini e Vincenzo Guerini. Questo il 4-2-3-1 della formazione riminese, con Andanovic tra i pali, Baccin, Porchia, Digão e Regonesi dietro, Cascione e Tasso in mezzo, Pagano, Ricchiuti e Valiani a sostegno dell'unica punta, Jeddah, autore di 5 gol finora come lo juventino Trezeguet. Dall'altra parte l'allenatore della Cesena, Castori, schiera Turci tra i pali, Biserni, Vignati, Lauro e Sabato dietro, De Feudis, Pestrin e Salvetti in mezzo, Papavaigo e Lazzari a supporto della punta centrale che è Pellè, autore finora di 6 gol come Del Piero. L'arbitro è un internazionale, Domenico Messina, nato a Cava dei Tirreni della sezione di Bergamo, 89esima partita in B per lui. Cerchio di centrocampo, avanza, palla al piede che... il numero 17 Pagano prova il tiro dai 20 metri. Arriva anche Pellè, il pallone lungo per Salvetti di sinistro. Allontana Baccin. Lo vede e lo serve Lazzari. Sabato va l'uno contro uno con Baccin. Prova il cross con il sinistro. Papavaigo sul secondo palo, poi la trattenuta di Pellè. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Cesena e cartellino giallo per Porchia. Qui ingenuità clamorosa di Porchia, perché forse Pellè su quel pallone non sarebbe mai arrivato. Guarda, io voglio rivederlo, perché Messina era in un'ottima posizione e ha indicato chiaramente il calcio di rigore. Ora, sì, giustissimo il calcio di rigore e, come hai detto tu, assoluta ingenuità. E ora Salvetti contro Andanovic, il capitano del Cesena contro il portiere dell'Under 21 della Slovenia. 16° minuto di gioco allo stadio Manuzzi. Derby della Romagna, calcio di rigore per il Cesena, entriamo nel minuto numero 17. L'arbitro Messina tiene tutti fuori dall'area di rigore, parte Salvetti, rete, 1-0 Cesena, il gol di Emiliano Salvetti. Esecuzione perfetta, come si deve battere un calcio di rigore, Roberto, così si deve battere. Partendo dritti sul pallone, finta da una parte, mandi il portiere dall'altra, perfetta esecuzione. Ha il quinto gol stagionale del capitano della Cesena, il 43esimo in Serie B, contratto per lui fino al 2010, lo ha firmato da pochi giorni. Rimini con Valiani, ha capito tutto in anticipo Biserni, contro break del Cesena con Pestrini, il pallone dentro, Pellè, Pellè il destro, rete, 2-0, no, annullato. Annullato il gol per un fallo in sì, mezzo. Sì, hai detto bene, per un fallo mi sa l'impressione di Lazzari su Baccin. Eccolo qua, lo rivediamo. Salvetti, largo per Pestrin, saltato un avversario, pure il secondo. Salvetti, ancora lo scambio con Pestrin che poi va giù. Porchia, attenzione, già ammonito, secondo giallo, rosso. Porchia finisce qui la sua partita dopo 26 minuti. È partita da dimenticare per Porchia, perché fra il calcio di rigore e questa ammonizione, francamente, lascia in 10 la propria squadra in un derby sotto di un gol. Credo che veramente sarà molto, ma molto, molto difficile. Guarda qua, mamma mia, che brutta questa entrata. Col piede sul ginocchio, rischiato di fargli malissimo. Fuori Tasso e dentro Milone con la maglia numero 6. E poi esce Baccin e al suo posto Vitiello con la maglia numero 2. Attenzione, il sinistro di Ricchiuti respinto da Vignati. Che numero ha fatto? Rimini ai danni del centrocampista della Cesena. Eccola qui, vedete subito Di Fiore alzare la bandierina e segnalare il fallo. Pestrin in mezzo, Papavaigo aggancia il pallone, a seguire cerca il destro, pallone toccato, no. Quindi Pestrin, Lazzari che ha tagliato da sinistra verso il centro, prova il sinistro a girare, pallone toccato, no. E lui doveva essere sul secondo palo. Attenzione a Digão, va proprio lui a colpire il fratellino di Kakà. In mezzo, salta in anticipo su tutti Pellè, poi recupera Lazzari. Può ripartire la Cesena in contropiede, l'azione regolare, 5 del Cesena contro 4 della Rimini. Recupera Digão. Si accentra Lazzari, pallone in profondità, si alza la bandierina, fuori gioco di Salvetti. Contropiede gestito male dalla Cesena. Poi attenzione, Messina ha detto che non era fuori gioco e ha fatto proseguire, ma a quel punto hanno toccato il pallone con le mani. Qui c'è stato un errore clamoroso. Adesso Messina va dal guardalinee Giordano. Rivediamo intanto, teniamo d'occhio quello che fa Messina. Qui il fuorigioco di Salvetti è dubbioso.
guardaline, alza la bandierina e Messina ritorna indietro e dà ragione di Salvetti. Esatto. Apre con il sinistro nella zona di Regonesi. Alla fine fischia Messina, manda tutti negli spogliatoi dopo un minuto e mezzo di recupero. Alla fine del primo tempo nel derby di Romagna, Cesena 1, Rimini 0. E allora può ripartire il Cesena, attenzione al contropiede dei bianconeri, rimasto a terra Pagano che forse si è fatto male. 4 contro 3. Lazzari cambia gioco a destra per Papavaigo, per Sacilotto, area di rigore, il destro di Sacilotto che evita un avversario e va giù, non c'è calcio di rigore, dice Messina. Che il quarto uomo Merchiori va a calmare le proteste di Castori. Pellè, colpo di tacco grande per Braccaletti, il tunnel su Di Gao, in mezzo c'è Papavaigo, l'intervento di Vitiello che salva un gol quasi fatto. Poi Valiani prova a scattare ancora sulla corsia a Pagano, se ne va da solo Valiani, pallone dentro per Ricchiuti, attenzione Ricchiuti cerca il numero, un rimpallo per Pagano sulla corsia, palla in mezzo, non esce Turci, in rete, ha segnato Jeddah, il pari del Rimini, 1-1. Fantastico, guarda, fantastico Roberto, il Rimini ha tenuto il pallino in mano, questa è un'azione costruita alla grande, partita da Ricchiuti, rifinita da Pagano, cross perfetto e Jeddah qui ha fatto, si è riscattato da una partita mediocre, ha fatto un colpo di testa fantastico e posso dire questo, il Cesena viene punito perché a mio avviso è entrato in campo con la mentalità, pur essendo un uomo in più, di giocare per difendere l'1-0 e non per affondare il Rimini. Dunque il Rimini ha meritato secondo me il pareggio. 21 minuti, 47 secondi sul cronometro, siamo a metà della ripresa, tutto da rifare per il Cesena, rincorsa terminata per ora per il Rimini. Proprio Vincenzo nel momento in cui il Rimini sembrava stanco e il Cesena aveva costruito un paio di palle gol. Perché stanno, hanno corso tutta la partita, praticamente un uomo, attenzione ancora, veramente Ricchiuti, un numero dietro l'altro. Cross di Ricchiuti, c'è il tocco, Moscardelli prova la bicicletta. Ricchiuti. Salta Pestrin, ancora un gran numero di Adrian, Cico, Ricchiuti, poi Pestrin lo lascia, il taglio verso l'esterno di Moscardelli, Ricchiuti non ha più la forza di inserirsi centralmente, se ne va Moscardelli, la palla in mezzo, troppo su Turci che blocca, ora Ricchiuti se ne va anche a Biserni, si accentra, pallone per Moscardelli, chiude il triangolo di tacco Moscardelli, area di rigore, bravo Lauro, aveva capito tutto. Ci sono ancora 10 secondi, devono fare in fretta i giocatori biancorossi, se no Messina fischia la fine, sta guardando il cronometro, quelli del Cesena vogliono che finisca la partita perché non ne hanno più e infatti finisce qui il derby di Romagna nella 13ª del campionato di Serie B, 1-1 tra Cesena e Rimini, gol nel primo tempo su calcio di rigore e il Cesena con Salvetti, nella ripresa il meritato pareggio del Rimini in 10 contro 11 da parte di Jeddah, super spot.